Me l'aveva detto che ce la faceva trovare in un posto speciale, ma così non me lo immaginavo. La Ducati V2 più folle d'Italia. Cifre incredibili, oltre 15.000 euro d'accessori. Voleva una superbike vera, bicilindrica, come una volta. Mi sa che ci è riuscito. È rossa. Ha un accento decisamente bolognese, oltre 150 cavalli, bicilindrica, cilindrata che sfiora i 1000 centimetri cubici e non è una superbike. C'è qualcosa che non va. Amiche ed amici dell'Officina del Pilota, bentornati sul canale. Oggi guidiamo una moto, progetto nuovo, Ducati V2, che vuole essere una superbike. Una moto pazzesca. Venite, venite, va. Miki, non ti distrarre, Miki, dai, dai. Quello è un altro contesto, quello. Noi siamo a due ruote. Mamma mia, ma cos'è il paese dei balocchi? Qui c'è tanta roba che Matteo non ha guidato, mi sa. Ci dobbiamo portare, anzi, vi ci dobbiamo portare. Ma prima o poi le guideremo tutte. Mi sa che siamo arrivati. Il paese dei balocchi. Madonna mia, che bella che è, che bestia. Tutta bella lucidata. Se la potrebbe giocare con una 999R. Voleva una superbike vera. Mi ha detto, ho fatto delle cose folli. Quasi rapporto peso-potenza 1 a 1, quindi circa 169 kg e quasi appunto 169 cavalli, poco meno, 167 credo. Cioè, è la Ducati con cui Bayliss ha vinto la Superbike una quindicina d'anni fa. Sto esagerando? Potrebbe essere il primo progetto a due ruote di Officina del Pilota. La proviamo così com'è, che già non è del tutto originale. E poi dopo, mano a mano, lui ha detto che vorrà fare delle modifiche particolari, ve le racconteremo. Se vi piace, fatecelo sapere nei commenti, ovviamente. Che ne dite? Allora, scenari meravigliosi, persone meravigliose, moto, ma che te lo dico a fare? Cioè, se tu fossi iscritto al canale sarebbe meraviglioso. Amici di Officina del Pilota, bentornati a bordo con me, con Tony Hangar, questa volta a bordo di un bolide moderno, come non ci capitava da parecchio, anzi forse sicuramente la moto più moderna che vi abbia portato, una Ducati Panigale V2. Oggi prova un po' bagnata, prova fortunata, ma mi permette comunque di raccontarvi le sensazioni che questa bicilindrica vera, nuda e cruda, regala. Una vera Ducati, motore a V di 90 gradi, bicilindrico. Che suono! 955 cc, un'evoluzione della 959 e ora si chiama Panigale V2, l'ultima bicilindrica sportiva in commercio di Ducati. Questa moto ha le prestazioni di una 999R, la Superbike di Troy Bayliss del 2006. Quanto è bello sto cerchio, ragazzi. Clamoroso, col monobraccio così. Lo scaricone a Krapovic, di quelli giusti, perché è quello ufficiale del catalogo Ducati Performance, oltre 5.000 euro di scarico, con tanto di mappa ufficiale. Infatti vedrete spuntare una scritta Racing Evo, perché è quella giusta, la mappa Ducati vera. Beh, qui si è sbizzarrito il nostro amico Alex, eh? Un vero amico di Officina del Pilota. Ha speso un sacco di soldi tra ricambi ufficiali e non. Gli ufficiali forse tutti, guarda che bella la copertura in carbonio.
del collettore dello scarico clamoroso. Questa poi dovrebbe diventare tutta rossa, prendere i colori paurosi, guarda queste sfumature blu, bellissima. Solo di carbonio non oso immaginare quanto ci sia. Ma con dei mezzi così, come facciamo a non arrivare a 100.000 iscritti? Clicca, vai, iscriviti al canale, dai. Spinge da paura! Mamma mia! La moto è molto corta, si sta benissimo, ma c'è anche spazio per scorrere con il sedere all'indietro. Mi piace molto, sono leggermente troppo alto per i miei gusti. Vorrei stare un po' più incassato nella moto. Lasciato come giustamente deve essere sulla sportiva, come suoni il race, come scoppia, staccata, frenata portentosa, molto regolabile. Oh mamma mia, quanto dai gusto! L'anteriore è granitico, ragazzi, granitica questa moto. Quanta confidenza e quanta strada con una così poca rotazione del polso! Mamma mia, quanto si va forte! Quanto si va forte con questa moto, ragazzi! Coprite i contachilometri! Ha avuto senso spendere tutti questi soldi su una V2 che è costata quasi 35.000 euro. Tutto il catalogo Ducati Performance è stato montato, più tanti lavori. Ha avuto senso? Alex, te lo devo dire. Sì, sì! E se fosse lei? Se fosse lei la Ducati che tutti noi sogniamo? Pensateci, in effetti è rossa, ha delle linee mozzafiato come la sorellona V4, ha un motore di quasi 1000 cm cubici, però è bicilindrica, motore portante a V di 90 gradi come era tradizione in quel di Borgo Panigale. Prestazioni folli, e cosa bisognerebbe ottenere di più? Dati tecnici di una vera superbike? Vi basta un rapporto peso-potenza di 1 ad 1? Una moto ricoperta di carbonio, prestazioni da urlo, signori e signori, la superbike perfetta di Ducati è servita. Su Officina del Pilota, il progetto Ducati Panigale V2 più folle d'Italia. Che moto che hai? Hai sentito come suona adesso? Ma come suona? Eh? Suona da paura, poi scoppia ogni volta che innesti la marcia. Bella, bella, bella. Alex, te l'ho sporcata un po' la moto. Vabbè, dai, l'importante è che hai apprezzato le prestazioni e ti sei divertito. Mi perdoni, quindi. Mi perdoni. Sì, assolutamente. Ah, divertito come un pazzo, sta moto tira da paura, tira tanto, tanto, tanto. Cioè, si fa tanta strada e neanche te ne accorgi quanta strada. Dai, ci abbiamo lavorato un po', però è venuto fuori un bel giocattolo, penso. Infatti ti vedo con una maglia super sponsorizzata. Ducati Club è il Ducati Club. Giustamente. Giustamente. Tu sei un super appassionato. Assolutamente. Fin dall'inizio ci hai chiesto di fare un video con la tua moto. Sì. È una moto che oggi viene considerata una media, una super sport. Però anche tu mi hai detto che non la pensi proprio così. Tu hai voluto la V2 e io ho voluto la V2, cifre importanti. Allora, diciamo che io ho voluto la V2 per un discorso, perché volevo un bicilindrico. Perché io comunque rimango fedele all'idea che la Ducati per me è bicilindrica. E la V4 perde un po' il suono e il fascino delle vecchie Ducati. Diciamo, qui ci avviciniamo comunque a com'era la mia vecchia 748, quindi mi ritorno alla gioventù, perché purtroppo incomincio ad avere una certa età. E anche il fatto comunque, no, di non avere più, ho preferito avere una moto che mi permette di andare forte in sicurezza, e penso che sono riuscito
ad avere un bell'oggetto in questo senso. È estremamente sicura e infatti anche lì volevo arrivare. Cioè qui hai una bicilindrica superbike a tutti gli effetti di 10-15 anni fa, cioè a tutti gli effetti, esatto, ha le prestazioni della moto di Bayliss degli anni 2006, di una 999R. Bravissimo. Dai, concettualmente. Però allo stesso tempo questa... una moto molto più sicura e sfruttabile. Gestibile elettronicamente. Esatto, con l'aiuto dell'elettronica. Con un cambio magari... perché Ducati su questa è furba, magari non fluido e velocissimo come la V4S, certo, però è un però cambio che funziona bene, che spara e bene, diverte e quant'altro. Se compravo un V4S sicuramente spendevo meno, cioè, me l'hai però detto, la moto sta su per giù 20.000 euro, ma questa, quella moto lì, è come se fosse una SP in confronto. Sì, lo so, siamo di Officina del Pilota, aiuti elettronici alla guida non ci stanno simpatici, però ragazzi, qui siamo su due ruote, è un altro concetto leggermente diverso dalle auto, siamo sempre su un equilibrio precario, sempre precario, non si può mai sapere, e devo dire soprattutto su strada, ma non solo, in effetti danno una mano, ci permettono magari di farci tornare a casa col sorriso, e se siamo in pista di stampare un bel tempo che poi ci si vanta con gli amici, eccetera eccetera. Ci vuole il manico, ci vuole il pelo lo stesso, perché il coraggio ci vuole poi per mandarla in curva, in traiettoria, la corda alla giusta velocità. Ma su strada servono, ragazzi, servono, e come. E oggi si è visto, la moto ci ha fatto divertire, non si è mai mossa, non mi ha mai tradito, addirittura mi ha permesso anche di aprire un po' più il gas alzandola, mettendola dritta. Bene, incredibile, l'elettronica ha fatto assolutamente il suo lavoro, egregio lavoro. Mi vengono in mente scene incredibili, Bayliss che stacca contro Edwards, mi vengono in mente scene successive, quando c'era già la 999R, quando è diventato campione del mondo nel 2006. Questa moto è un sogno diventato realtà. Una superbike nel 2022 può ancora essere bicilindrica. Ragazzi, è stato un piacere. Grazie a voi. Ducati bagnata, Ducati fortunata. E un ringraziamento al Ducati Club per essere all'interno di questa magnifica famiglia. Grazie, ragazzi. Vero, vero. Ragazzi, mi raccomando, seguiteci sempre, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per tutte le notifiche, per continuare a vedere queste moto e aiutarci a portare queste moto qui, moto da 30.000 e oltre, non dico... non esageriamo, se no, ecco, 30... molti diranno era meglio fare una V4S, però... No, questa è una moto che è in linea con la filosofia Ducati. Esatto, è una vera Ducati. Bravissimo. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao. Ciao. Mi prendo la responsabilità? La volete? Se può provare. Anche perché ho una curiosità. Sti tempi, li fa la moto o quello che sta sopra?